quello che faremo oggi è la determinazione dei parametri del circuito equivalente mediante la prova a vuoto e in cortocircuito. Quindi la prima cosa è che disegno il circuito equivalente, quindi R con S, l'induttanza di dispersione X con S, il tappio con la resistenza R con A, l'induttanza, la reattanza X con N. Stiamo parlando di una macchina asincrona, naturalmente. La resistenza R' con R, la reattanza X' con R e il resistore, il conto della potenza metallica, che è 1 meno S diviso S per R'. Giusto? Vi ricordate tutte queste cose qui? Allora, per determinazione dei parametri, cioè si intende la determinazione di R con S, di X con S, di R con R, di X con R, R con A e X con N. Quindi faremo delle misure, intanto queste cose già le abbiamo fatte. Non credo che i nostri sguardi, se c'era una cosa nuova, invece l'avete già fatta. Faremo una prova a vuoto. È una prova in cortocircuito con due prove. Il circuito equivalente che ho disegnato qui però ha delle caratteristiche che non permettono di determinare i vari parametri uno per uno così come li ho disegnati, soltanto facendo una prova a vuoto e una prova in cortocircuito. Invece il circuito, i parametri del circuito equivalente che noi determineremo sono quelli del circuito equivalente semplificato, ossia quelli in cui trascurando la caduta di tensione sull'impedenza di dispersione statorica prodotta dalla corrente I con S, consideriamo il tappio, cioè l'insieme parallelo della resistenza R con A e della reattanza X con M a monte del circuito equivalente. Quindi il circuito equivalente si trasforma in questo. E qui vedrebbe la serie composta dalla resistenza R con S e della R' con R e dalla reattanza X con S e della X' con R. La somma di R con S e di R' vengono inglobati in un unico resistore che prende il nome di resistenza equivalente, e altrettanto succede per la reattanza che prende il nome di reattanza equivalente. Quindi qui c'è il resistore, poi il R' con R per 1 meno S diviso S, d'accordo? Ora, quindi cancelliamo questo circuito qui sopra perché faremo riferimento a quello di sotto e faremo la prova a vuoto e in cortocircuito. Nella prova a vuoto, già ne parliamo a suo tempo, la prova a vuoto prova a vuoto, quindi cancello anche questo, faccio spazio. In che cosa consiste? Consiste nel far andare il motore libero, quindi senza nessuna potenza, quindi la potenza meccanica Pm sarà uguale a 0, e quindi avremo uno scorrimento S uguale a quando il motore asincrono gira a vuoto, lo scorrimento è -1 vuoto, potenza meccanica uguale a 0. Allora a vuoto che cos'è lo scorrimento? S è uguale a omega meno omega meccanica, supponiamo sempre P uguale 1, diviso omega. Allora se il motore gira a vuoto, la omega meccanica quanto vale? Coinciderà con omega. Con omega, quindi questo meno questo è uguale a 0, quindi S è uguale a 0, quindi S è uguale a 0. Quindi quando il motore asincrono è a sincronismo perché è a vuoto, trascurando gli attriti e tutto, anche le pettine del ferro eccetera eccetera, quando si trova in queste condizioni lo scorrimento S è uguale a 0, e siccome S è uguale a 0 questa impedenza qui come diventa? Dai ragazzi, lo so che
primo pomeriggio avete appena mangiato, chissà quanta roba, infinito. Insomma, infinito. Quindi se è infinito, il mio circuito equivalente nella prova a vuoto, solo nella prova a vuoto, diventa questo. Ok? Diventa un circuito aperto. Quindi è evidente che nella prova a vuoto il circuito equivalente si riduce semplicemente a una resistenza ed è buona e a un'induttanza X e basta. Alimentate dalla tensione V, applicheremo che applicheremo al motore e quindi circolerà qui la corrente I con 0. D'accordo? Se le cose stanno in questo modo, quali saranno? Come potremo fare per calcolare R con A e X con M? Ancora prima di... misurando soltanto tensione e corrente non è sufficiente, dovremo anche misurare la potenza assorbita a vuoto. Quindi misureremo la P con 0, potenza assorbita a vuoto, misureremo, verificheremo che la tensione V coincida con la tensione nominale, della macchina, e misureremo la corrente I con 0. Per misurare la tensione V basterebbe una serie di voltmetri, confidando nel fatto che insomma il sistema di alimentazione è simmetrico, basterebbe un voltmetro solo, però noi siccome siamo spendaccioni ne mettiamo addirittura 3 di voltmetri e faremo la media tra le tre tensioni, ma sicuramente non è che commetteremo un grosso errore. La stessa cosa vale per le correnti I con 0, però a questo punto voi sapete che ci stiamo riferendo con questo circuito ad un circuito di fase, cioè questo circuito si riferisce a una singola fase, questo non è il simbolo della singola fase, Le fasi potrebbero essere collegate a stella o a triangolo, giusto? Allora facciamo un'ipotesi, se fossero collegate a stella, questo circuito di sotto per il momento lo posso cancellare, se fossero collegate a stella, allora devo stare attento che questa tensione V e questa corrente I con 0 si riferiscono alla singola fase e quindi si riferiscono a questa tensione qui e a questa corrente qui, I con 0 e V. E quando io vado con il voltmetro a misurare la tensione V, dove la posso collegare? La posso collegare ai morsetti della macchina, cioè potrei misurare questa tensione qui, quindi V misurata, in questo caso la V misurata corrisponderebbe con la tensione concatenata, quindi con la V di rete, ad esempio se questa macchina fosse 400 volt, sarebbe 400 volt. Ma questa tensione qui non è la tensione di fase. La tensione di fase è V con F, sarebbe uguale a 1 di Schrödinger e 400. Giusto? È giusto? Ho fatto un errore di proposito per vedere se ve lo ricordavate. È una misura di Schrödinger. D'accordo? Allora dobbiamo stare attenti anche a questo fatto qui. Se invece il motore fosse collegato a triangolo, cioè fosse così, allora le cose cambierebbero un pochino, perché la corrente I con 0 che vado a misurare sarebbe la corrente di linea, mentre la tensione che vado a misurare, V misurata, corrisponderebbe proprio con la tensione concatenata di rete, quindi questa volta non devo fare nessuna correzione sulla tensione misurata, ma invece devo farla sulla corrente di linea. Quindi la corrente I con 0 misurata qui di linea, con L, I con 0 con L, sarebbe uguale a radica 3 volte la corrente che entra in ciascuna fase. Quindi la I con 0 sarebbe uguale a 1, questa qui è la I con 0, 1 diviso radical 3 per I con 0 L. Quindi come vedete questa operazione di dividere per radical 3, una volta la devo fare sulla corrente, un'altra volta la devo fare sulla tensione,
a seconda di come è collegata la macchina. Cioè, allora, a questo punto dobbiamo andare a vedere come è collegata la macchina, d'accordo? E facciamo vedere che all'interno di questa macchina ci sono 6 morsetti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questi morsetti sono collegati alle fasi della macchina, sono naturalmente 3 avvolgimenti, ogni avvolgimento ha 2 terminazioni e quindi ci vogliono 6 morsetti. Che cosa potete vedere? Qui c'è un filo bianco, poi un altro filo bianco non si vede, sta qui, qui c'è un filo nero e l'altro filo nero sta qui, qui c'è un filo rosso e l'altro filo rosso sta qui, quindi vuol dire che ciascuna fase è collegata da, sono 3 fasi, chiamiamole bianca, rossa e nera, vabbè, allora la fase bianca è collegata da qui a qui, la fase nera è collegata da qui a qui e la fase rossa è collegata da qui a qui. Poi ci sono 3 ponticelli che sono verticali, quindi questo mi fa capire che la connessione di queste 3 fasi, ora la disegneremo alla lavagna, è una connessione a triangolo e vediamo un attimo come è, in realtà è collegata, perché uno qui la vede però magari potrebbe non capire immediatamente qual è la connessione giusta. Giusto? Quindi mo facciamo un disegno, vediamo un pochino come possiamo farlo. Così e così, d'accordo? Poi la fase nera era collegata da qui a qui, giusto? O mi ricordo male? La fase nera era collegata così e poi c'è la fase rossa che è collegata da qui, giusto? Ora facciamo un collegamento. Come le vogliamo chiamare queste fasi? Allora abbiamo detto bianca, nera e rossa. Qui è B1 e qui è B2. Nera, N1, N2, R1, R2. Siccome nella borsettiera, voi avete visto che ci sta ora, spoccherò il disegno, quindi nella borsettiera c'era una connessione da qui a qui, così, poi c'era un'altra connessione da qui a qui, e poi un'altra connessione da qui a qui. Vuol dire che tra di loro sono collegate B1 e N2, B1 e N2, poi sono collegate N1 e R2, poi sono collegate R1 e B2. Giusto? Ok, quindi ora posso anche cancellare questo e disegnare le 3 fasi, facciamole così. Le disegno a triangolo perché so già che è una connessione a triangolo. Così. Allora, diciamo questa è rossa, questa è bianca e questa qui è nera. Allora qui cosa leggo? Che la questa che è B? Sì, è una B. B1 è, diciamo, B1, B2, N1, N2, R1, R2. Ci troviamo? Ok. Allora, che cosa abbiamo? B1 collegata con N1. B1 con N1. E lo sta tutto al contrario. Allora, noi la giriamo. B1, N1. Questa qui era B1 e 2, quindi B1 con N1, qui. Poi c'è un N2 con R2, N2 con R2, e qui ci troviamo, e poi c'è un B1 con R1 con un B2, giusto? Quindi come vedete è una connessione esattamente al triangolo. Benissimo, allora. A questo punto dobbiamo stare attenti a che cosa? A come misuriamo la corrente e la tensione e fare il giusto riporto a seconda delle occorrenze. Quindi un attimo. Allora, già avevamo visto come la connessione al motore
è una, ovviamente una connessione trifase, la schematizziamo proprio in questo modo qui, in modo molto semplice. È necessario su questa sezione qui interporre degli strumenti per fare queste misure qui. Quindi la prima cosa, misuriamo per esempio le correnti. Per misurare le correnti interrompiamo le linee e inseriamo degli amperometri, A1, A2 e A3. Ecco. Poi dobbiamo inserire dei voltmetri per misurare le tensioni concatenate, di 1, poi in più qui mettiamo i segni dei mossetti positivi, poi V2 e poi un altro voltmetro lo mettiamo qui, V3, attenzione al verso dei segni, questa volta, in modo tale da misurare sempre le stesse tensioni. E poi ancora dovremmo misurare, e questo serve per misurare le tensioni, dovremmo misurare le potenze. Per misurare le potenze si collega 3 wattmetri. Ancora qui, ogni wattmetro ha 4 morsetti, 2 coppie amperometrici che vanno collegati così come è stato collegato un amperometro, più una coppia di voltmetrici. Quello voltmetrico sulla rispettiva fase dove è collegato anche, anzi questo qui, meglio così. Disegniamo prima e tutti gli altri voltmetri, quindi uno con uno, due. Andrebbero collegati o con un centrostella fittizio in modo tale da avere un centrostella definito se c'è, oppure se ci sta al neutro. Queste sono le tre fasi R, S e T e questo qui è il neutro. Okay? Allora, in questo modo avremo che la corrente I con 0, qui è collegato a triangolo, avremo che la corrente I con 0 sarà uguale a 1 su radica 3 la corrente misurata, che è la media di A1, A2, A3, cioè uguale a 1 su radica 3 per un terzo di I con 1 più I con 2 più I con 3. Mentre la tensione concatenata, ecco, risponde in questo caso con la tensione di linea, cioè con la tensione concatenata, con la tensione di fase, e quindi questa qui sarà uguale alla misurata. D'accordo? Perfetto. Allora, questo ce lo teniamo bene. Non abbiamo un amperometro per ciascuna linea, un voltmetro per ciascuna coppia di fasi e dei watt. Abbiamo uno strumento elettronico nel quale sono inseriti tutti questi strumenti qui, che si chiama analizzatore di potenza trifase, e che è collegato al motore. Ora, quindi andiamo a vedere un attimo come è collegato il motore. Però ancora una cosa devo aggiungere, che R, S e T sono le linee di alimentazione trifase, però, mentre nella prova a vuoto io devo fare in modo, sia nella prova a vuoto, devo fare in modo che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale della macchina, ma soprattutto nella prova in cortocircuito che vedremo fra poco, io dovrò regolare la tensione di alimentazione in modo tale che la corrente che circola nel motore sia quella nominale. Per fare questo ho bisogno di un sistema che mi permetta di regolare la tensione, di variarla la tensione. E quindi su questa linea trifase qui, su questa sezione elettrica qui, viene interposto un variac, cioè un trasformatore a rapporto variabile continuo,
quindi lo disegno qui, 1, 2, 3, il simbolo del trasformatore variabile è questo, 1, 2, 3, quindi qui ci saranno tre MOSFET di ingresso, 1, 2, 3, se c'è anche il neutro, così quindi RST, e qui ci sono i tre MOSFET di uscita, R, S e T, più il neutro, che corrisponde a questo. Allora, neutro. Questi tre MOSFET qui, R, S e T, sono questi. Mentre sulla la rete, questi tre quattro MOSFET qui corrispondono infatti alla rete industriale. Quindi andiamo a vedere ora tutti questi oggetti dove si trovano nel nostro banco sperimentale. Cominciamo dal varia, cioè dall'elemento che sta più a monte possibile. Spegni un secondo e porta. Allora, questo oggetto che vedete qui con questo grosso manopolone che si può girare e va da 0 fino a 100, quindi da 0 al 100%, è un grande un trasformatore a rapporto variabile. Così come giro la manopola, la tensione di uscita varia da 0 al valore massimo dell'autotrasformatore. Potrebbe anche non coincidere col valore di ingresso, dipende da come è avvolto il trasformatore, però per noi va da un valore minimo a un valore massimo. Puoi anche inquadrare per esempio la targa dell'autotrasformatore. È un dispositivo che è connesso a stella e si vedono i cursori che vengono spostati dal manopolone e quindi i MOSFET di uscita, poi indicato proprio uscita, che a seconda della posizione dei cursori presenteranno delle tensioni appunto variabili da 0, che è un cortocircuito, praticamente sono le tre fasi, si troveranno in cortocircuito, a un valore massimo che è la tensione di alimentazione del vario. Un'altra cosa importante che devi inquadrare, devi registrare, è la targa del motore asincrono, che ora leggeremo assieme. E perché è importante? Perché sulla targa del motore asincrono sono indicati i valori nominali della macchina. Come vedete, la targa del motore asincrono è divisa in due parti. C'è una parte che fa riferimento alla frequenza di 50 Hz, si riesce a vedere con la telecamera? Sì, sì, vale. 50 Hz. E l'altra parte fa riferimento alla frequenza di 60 Hz. Questo perché alcuni dei parametri nominali della macchina possono cambiare a seconda se la macchina viene alimentata con una frequenza oppure in un'altra. Ovviamente noi faremo riferimento a quella parte di sinistra dove sta scritto appunto 50 Hz, che è la frequenza nominale. Subito dopo, a fianco, non so se si vede, spero di sì, c'è un simbolo che è una Y sbarra un triangolo. Ora lo scrivo qui sulla lavagna in modo che tutti quanti possiamo vedere. Sbarra 400. Questa è la tensione nominale. Come vedete, la tensione nominale cambia a seconda della connessione. Siccome la tensione nominale fa sempre riferimento alla tensione misurata tra due morsetti della macchina, due qualsiasi dei morsetti che abbiamo visto qui dentro, quindi alla tensione concatenata di rete, è evidente che se una fase, se due fasi sono collegate in questo modo, tra due morsetti, la tensione complessiva nominale sarà la tensione nominale della singola fase, ma connessa a stella con la tensione nominale dell'altra fase. Quindi se la tensione nominale della singola fase F è 400, è 400 volt, ma quando il motore è connesso a stella le due fasi compongono questi due valori di 400 volt per avere una tensione maggiore, 690 volt, 690 volt. Infatti 690 è proprio uguale a radical 3 per 400. Chiaro? Quindi avrete 400 e 400, quindi la loro somma fasoriale in un sistema trifase simmetrico è radical 3 volte il singolo valore, e quindi avremo 690 volt. Quindi quando il motore è connesso al triangolo la tensione nominale è di 698, quando è connesso a stella, quando è connesso al triangolo avremo la tensione invece della singola fase corrispondente proprio alla tensione di rete, perché diciamo il caso in cui sia connesso al triangolo, come osservate, 1, 2 e 3
che cosa abbiamo? Abbiamo che la tensione misurata tra due morsetti corrisponde semplicemente alla tensione della singola fase. E quindi se questa rimane ovviamente sempre 400, qui avremo 400 come tensione. Poi un altro, altri dati importanti della macchina sincrona, vegni e ritorno qui, avremo questa volta una corrente maggiore o minore, quindi in questo caso avremo 4,8 oppure 8,3. No, tutto al contrario, 8,3 e 4,8 e 8,3. A seconda di come è collegato, sì, a stella. Naturalmente questo perché in questo caso la corrente di linea corrisponde alla corrente di fase, in questo caso poi la corrente di linea corrisponde a 33 volte la corrente di fase. Anche in questo caso. Ma... L'ultimo dato della targa è il coseno di phi senza che vieni qui, te lo dico io, 0,85. E il coseno phi nominale. E ancora la velocità nominale, m nominale, che è uguale a 2920 rpm. Da questa velocità nominale indirettamente ricaviamo anche il numero di coppie polari, perché 2920 è prossimo a 3000, il che significa che il numero di coppie polari di questa macchina è 1, perché la velocità del campo rotante al traferro a questo punto è di 314 radianti al secondo, che corrispondono proprio a 3000 rpm e quindi prossimo a 2920. Deriva anche lo scorrimento nominale, questa era uguale a omega meno omega nominale diviso omega, cioè è uguale anche a 3000, riportando omega in termini di velocità al minuto, in termini di giri al minuto, 3000 meno 2920 diviso omega. Quindi vedete che da pochi dati poi alla fine si possono rilevare tante altre informazioni. Il numero di coppie polari P uguale 1, P uguale 1. Ok? Benissimo. Allora, questo quindi abbiamo detto che nella prova a vuoto si fa girare il motore liberamente e quindi presumibilmente la velocità n con 0 sarà circa uguale alla velocità n del campo rotante. Quindi osserveremo che n con 0 sarà circa 3000 rpm. Nella prova in cortocircuito invece dovremo tenere il rotore bloccato, quindi o ci attrezziamo con un sistema meccanico che tenga fermo il rotore durante la prova in cortocircuito, oppure utilizzeremo lo stesso l'apparecchiatura che abbiamo a disposizione per tenere fermo il rotore, che fra poco ora vi illustrerò di che cosa si tratta. L'apparecchio che vedete qui, abbiamo detto che è un misuratore di potenza trifase, un analizzatore di rete trifase, con il quale possiamo misurare tutti i parametri lungo una sezione elettrica trifase. Naturalmente va collegato come se fossero 3 amperometri e 3 voltmetri, quindi 3 wattmetri. Quindi qui dietro potete osservare come c'è una ciabatta, un sistema di connessione dove arriva su questo cavo. Ci sei? Sì. Sei sicuro? Io ti vedo abbastanza. Non so. Dove arriva su questo cavo la linea che è alimentata dal Variac. Ci sono qui 3 morsetti che sono i morsetti RST del Variac e qui ci sono altri 3 morsetti RST che sono quelli che devono andare al motore, però prima di andare al motore, prima di andare al motore devono passare attraverso
delle linee amperometriche. Quindi vedete, potete osservare, lui può osservare, voi non potete osservare niente, ve lo vedete dopo nella registrazione, come queste tre linee nere vadano a tre morsetti che sono collegati qua sotto, sono gli unici morsetti neri che vedi nella tea, mentre le uscite, che sono queste, vanno esattamente al motore, che sono queste qui. Dopodiché ci sono sugli stessi morsetti le connessioni voltmetriche, che sono queste sei superiori, quelle sei inferiori erano le amperometriche, quelle sei superiori sono le voltmetriche, che sono connesse alle rispettive linee, tranne ovviamente il polo centrale, come potevate vedere anche nel disegno e nello schema elettrico che abbiamo fatto prima, tranne il polo centrale che viene collegato esattamente sul neutro, che è questo filo qui. Quindi, facendo questa operazione, io ho la possibilità andare a misurare tutte le grandezze elettriche su questa linea trifase, in particolare le tre tensioni U1, U2, in questo caso ne vedo soltanto, diciamo così, 8 item 16, così, U1, U2 e U3, che sono le tre tensioni che sto misurando, poi il valore medio della tensione U con 1, 2, 3, ed è quello a cui noi faremo riferimento, le tre correnti e la rispettiva corrente media, le tre potenze e la somma delle tre potenze, non il valore medio delle tre potenze, quindi P con 1, 2, 3, e naturalmente mi permetterà anche di visualizzare la potenza apparente, la potenza reattiva e il coseno di Φ, cioè i fattori di potenza che qui vengono indicati con la lettera lambda. Le frequenze ovviamente di ciascuna delle linee, che naturalmente corrispondono, sono praticamente tutte uguali tra di loro. Ora, durante la prova a vuoto, quello che abbiamo detto, dobbiamo alimentare il motore con la tensione nominale, e quindi io metterò il variac al massimo e andrò a verificare che la tensione U con 1, 2, 3 sia di, dovrebbe essere 230 volt. Questo perché, come ho collegato i voltmetri sono stati collegati tra le linee ed il neutro, quindi non sto misurando le tensioni concatenate, ma sto misurando le tensioni di linea, quindi sono esattamente 230 volt, che corrispondono ai 400 concatenati della tensione di fase del motore. Quindi in queste condizioni qua il motore viene alimentato in a tensione nominale, e già possiamo misurare tutte le grandezze elettriche che possiamo rilevare. Appunto, metto direttamente la misura, anzi meglio mettere i dettagli, dicendo che se qualcuno di buona volontà mi legge U con 1, 2, 3, allora la tensione di misurata quanto vale? 234, che corrisponde ovviamente a 400 volt. Quanto vale la corrente media? 3,8. Quanto vale la potenza P con 0? 0,37. 0, 37. 37 kW. Ok? Ci troviamo, visto che ci troviamo, datemi pure il coseno di P. E sarebbe la lambda 1, 2, 3, 0,14, 0,14, 13, 14. Va bene, 14, 0,14, non ci serve nient'altro per il momento, quindi possiamo spegnere. Tu di buona volontà gira la manopola a 0 e il motore si spegne. Allora determiniamo R con A e X con M. Però prima di cosa controlliamo questi dati se sono quelli che veramente ci servono, perché ci servono i dati di fase e non quelli misurati.
Allora, 234 volt corrisponde a 400 volt connessione a triangolo, quindi sono effettivamente 400 volt. Attenzione, di fase ci troviamo con questo dato qui. Corrente misurata 3,8 ampere. Stiamo misurando la corrente di linea, giusto? 3,8 ampere. Quindi la corrente di fase è 1 su radica 3 volt più piccola. Quindi quanto vale 3,8 diviso radica 3? Qualcuno che prende la calcolatrice e fa questo calcolo. Quindi questo indica che la corrente I di fase, la I con 0, sarà uguale a 3,8 diviso radica 3. Quanto? 2,19 ampere. E poi la potenza P con 0 è la potenza complessiva assorbita dalla macchina, la potenza di ciascuna fase ovviamente sarà uguale a un terzo rispetto a questo. Quindi la potenza P di fase sarà uguale a 0,37 kW, cioè 370 watt diviso 3. 0,123 che sono kilowatt. Non abbiamo bisogno di nient'altro a questo punto, perché la resistenza R con A, a questo punto cosa avremo? Che la potenza P di fase, non P con 0 è questa, è 370 watt, mentre la potenza di fase, P con 0 fase sarà uguale a 0,123 watt. La potenza di fase uguale a 123 watt sarà uguale alla tensione al quadrato, cioè 400 al quadrato diviso, anzi meglio lo scrivo prima in modo simbolico, la V di fase, con 0, V di fase nominale al quadrato diviso il valore di resistenza R con A, da cui R con A sarà uguale a 400 al quadrato diviso 123, e quindi uguale a 1300, che sono ohm. La stessa cosa possiamo fare per la x con m, però avremo bisogno di q con 0, e siccome abbiamo il coseno di φ, basta che q con 0 non è altro che la potenza p con 0 diviso il coseno di φ e moltiplicato il seno di φ, quindi diviso e quindi basta che tu fai per la tangente dell'arco coseno di φ. È giusto? Sei sicuro? Cioè voi volete usare la calcolatrice del telefonino, venite a fare l'esercitazione senza una calcolatrice normale. Allora, per la prova di cortocircuito invece, che cosa facciamo? Prendiamo di nuovo il circuito equivalente e cerco di disegnarlo quanto più rapidamente possibile, tanto poi dopo lo dobbiamo ridisegnare. Il circuito equivalente è questo. Nella prova di cortocircuito dobbiamo mantenere il rotore fermo, quindi lo scorrimento è uguale a 1. Quindi qui il valore di questa resistenza è uguale a R' con R per 1 meno S diviso S, quanto varrà? Il valore solo di questo resistore qui? 0. Quindi, pensate, lo sostituisco con un cortocircuito. Perciò che a volte si dice il rotore bloccato è rotore in cortocircuito. Allora, questa qui, che cosa succede in queste condizioni? Succede naturalmente che essendo in
un cortocircuito, cioè il rotore è bloccato, io avrei qualche difficoltà ad alimentare questo rotore con la tensione V nominale. Non posso alimentarlo con la tensione nominale, perché alimentandolo con la tensione nominale è il rotore, essendo bloccato, è qui la corrente che circolerebbe, la corrente I, che corrisponderebbe alla corrente di cortocircuito, ma non è la corrente di cortocircuito, corrisponderebbe alla corrente, sì, alla corrente di cortocircuito, sarebbe molto elevata, sicuramente non sopportabile dal motore. Quindi, siccome non voglio bruciare niente, non si fa neanche così da proprio un cortocircuito, devo fare in modo che la corrente che circoli qui dentro sia circa uguale alla corrente nominale. Allora, che devo fare? Approfitto del fatto che questo sistema, soprattutto a bassa tensione, è un sistema lineare, perché se lo alimento in bassa, con una tensione più bassa rispetto alla tensione nominale, sicuramente il ferro ne risulta molto meno saturato, no? Il punto di lavoro del circuito magnetico del ferro sarà più basso, sarà più prossimo all'origine. E quindi alimentandolo con una tensione più bassa rispetto alla tensione nominale, io produrrò all'interno del circuito statorico una corrente ovviamente più bassa, sicuramente più bassa della corrente di cortocircuito, e cercherò di fare in modo che la corrente diventi uguale alla corrente nominale. Quindi mi vado a ricordare nella connessione a triangolo quanto vale la corrente nominale, e la corrente nominale nella connessione a triangolo vale 8,3 A. I nominale uguale a 8,3 ampere e dovrò fare in modo di girare quel manocolone, il manocolone del valec, in modo tale che qui circoli la corrente nominale. Attenzione, questa è la corrente nominale di linea connessione a triangolo, e io mi sto riferendo alla corrente di linea, quindi 8,3 ampere. Mi chiedo quanto deve, no, la corrente di linea corrisponde proprio alla corrente che misuro, e quindi io dovrò stare attento che qui circoli proprio la corrente di linea, corrisponde proprio a 8,3. D'accordo? Allora, in queste condizioni, siccome la tensione applicata verrà chiamata come non più nominale, ma verrà chiamata tensione di cortocircuito, avremo che una tensione di cortocircuito è abbastanza più bassa rispetto alla tensione nominale, e la corrente di cortocircuito è la corrente nominale ovviamente minore della corrente di cortocircuito. Questa qui la metto tra parentesi perché non ci arriveremo mai qui alla corrente di cortocircuito, benissimo. Allora, in queste condizioni qui succede che, siccome la tensione applicata alla tensione di cortocircuito è molto più bassa della tensione nominale, anche questo, la forza elettronica indotta E, sarà sostanzialmente più bassa rispetto a quella nominale, e quindi la corrente che passa qui dentro sarà ancora più piccola rispetto alla corrente di conserva che noi avevamo fatto anche durante la prova in cortocircuito. E quindi diciamo che, essendo piccola la corrente che entra in questo tappio, in qualche modo ne posso trascurare la caduta di tensione che questa corrente produce sull'impedenza di dispersione primaria. E quindi, in buona sostanza, se faccio così, non commetto un grosso errore. Quindi il mio circuito equivalente ora diventa questo. E, come vi avevo già anticipato prima, mettendo insieme le due resistenze, il circuito equivalente durante la prova di cortocircuito, ora lo cancello e lo ridisegno, diventa questo. Qui avremo la tensione V di cortocircuito, qui la corrente I nominale, spera più o meno nominale, qui la R equivalente, che è la somma della R con S più la R' con R, e qui la X equivalente, che è la somma della X con S più la X' con R. Quindi, come vedete, i due circuiti, nella prova vuota e nella prova in cortocircuito, sono tutti e due molto semplici. Questo è un circuito applicato in derivazione ad una tensione nota, ben nota, e quindi abbiamo calcolato la potenza P, per esempio, come V2 diviso R nella prova a vuoto. Questo qui è un circuito dove noi conosciamo bene la corrente che alimenta questa serie, quindi calcoleremo la potenza P come la tensione, come
la corrente I nominale al quadrato per la resistenza R di valenza, giusto? Quindi queste sono le diciamo, la differenza appunto di elettrotecnico tra i due circuiti. Quindi ci apprestiamo a fare questa prova. Per fare questa prova la prima cosa da fare è bloccare i giorni. Ora io questo motore è montato in asse con un freno a esteresi. Ora fra poco, quando faremo il rilievo della caratteristica della macchina asincrona, vi spiegherò bene in che cosa consiste. Però io ho la possibilità di controllare la coppia frenante, la coppia resistente di questo freno. Quindi io ora la metto al massimo in modo tale che terrà fermo il motore, quindi senza bisogno di apparecchiature meccaniche strane, tipo pinze, tipo o altri ordigni strani. Basta che io metto al massimo il valore della coppia, ora vi spiego, dopo vi spiegherò in che cosa consiste questa operazione che sto facendo ora, in modo tale che il motore non si fermi, non si avvii e rimanga bloccato. Contemporaneamente, piano piano, con l'aiuto di uno di voi, aumenterò la tensione di alimentazione e, fidandomi di questa persona, quando questa persona mi dirà: ah, guarda, hai raggiunto 8,3 ampere, che è la corrente nominale, io mi fermo. Dopodiché questa persona, che cosa fa? Per evitare di far circolare inutilmente corrente nel motore nominale, io blocco le letture e premendo il tasto hold, quindi, anzi no, quello che sta qui vicino bloccherà le letture, premendo il tasto hold, e io toglierò tensione. Quando tolgo tensione sarà completamente congelata la situazione, quindi potrò leggere tutti i dati con la massima tranquillità senza aspettare che il motore cominci a fondere. Chiaro? Allora, tu che sei molto molto attento, se ti puoi alzare un secondo, stando attento, ok. Allora, tu che cosa devi controllare? Devi controllare con 1, 2, 3, che è il valore medio della corrente, che ora tu leggi essere uguale a 112. Puoi spegnere un secondo che lo... Che poi è? Ah? 312 ampere. Soltanto. Eh sì, non ti parlo tanto. Perché c'è una M minuscola. 1000 ampere. Ok, vai, riaccendi. L'ho picchiato. Allora, 312 mA, so, ovviamente l'errore di misura che viene fatto, la corrente più molto sicuramente è quasi uguale a 0. Quindi quando io aumento la tensione tu vedrai questo numero aumentare. Quando arriva più o meno a 8,3 mi dici ok, va bene così, io mi fermo, premi il tasto hold e io poi tolgo la tensione, va bene? Ok, e allora. Sta aumentando? A quanto sta ora, scusa? A 3,5. Stiamo aumentando. No, meno. Che devo fare? Devo salire, devo scendere? Ma no, devi salire, indicare tu. Devi salire. Devo salire? Sì. Siamo a 6, 7, 8, 8,5. Va bene, 8,5. Ma premi il tasto. 8,9? Va bene, siamo a 9? Sì. Non fa niente, ci continuiamo di 9. Ok. Ok? Quindi le misure sono state congelate e quindi procediamo di nuovo ai calcoli che abbiamo fatto prima. Naturalmente, siccome noi parliamo di corrente misurata, io ora non dovrò prendere in considerazione 8,3 ampere, dovrò prendere in considerazione la corrente che veramente sto facendo circolare di dentro, che approssimativamente è 8,3, quindi è 9 ampere, quindi la corrente I misurata è uguale a 9 ampere, giusto? È 9? Invece qui 9 ampere, corrente I misurata. Però la corrente di fase, è radical 3 volte più piccola, quindi devi fare 9, quindi la I misurata di fase sarà uguale a 9 di ISO radical 3, cioè uguale a 5,2 ampere. Questa è la corrente misura di fase. Che cosa altro mi serve? Mi serve la potenza P di cortocircuito, che è uguale a quella di 473 che so watt, così
totalizza un mezzo kilowatt, non è proprio poco poco. E poi naturalmente la tensione di cortocircuito qual è la tensione che mi è servita? 46 volt, d'accordo? Ora la tensione di cortocircuito è la tensione concatenata che corrisponde alla tensione di fase, quindi sulla tensione non devo fare nessuna correzione, d'accordo? Beh, allora possiamo procedere. Abbiamo detto che la potenza P di cortocircuito, la potenza P di cortocircuito va divisa per 3, perché questa qui è la potenza su tutte e tre le fasi, quindi la potenza di cortocircuito per la singola fase, P di cortocircuito per la singola fase sarà un terzo di 458. E allora la potenza di cortocircuito sarà data dalla corrente 5 di M F al quadrato per R equivalente, e quindi da qui possiamo ritrovare F equivalente che è uguale alla potenza di cortocircuito di fase 158 diviso il quadrato della di 5,2 al quadrato, quindi uguale a 5,84. 5,84, che sono ohm. E me la scrivo qui sotto, 5,84. Vabbè, diciamo che è 6, va. 5,8, perché 5,84 su una resistenza, davvero poco significativo andare a... Ok, questo per quanto riguarda la resistenza. Allora, il cosenfì di questo circuito, ho dimenticato. Quindi un'altra cosa che abbiamo dimenticato è memorizzare nella prova a vuoto il coso in V0. Non è che qualcuno se lo ricorda? No, non capito. 0,14. Allora spiegamocelo da qualche parte. Allora, cosenf 0, 0,14, e cosenf di cortocircuito uguale a 0,38. La x equivalente a questo punto sarà data da la potenza Q di cortocircuito di fase diviso la I misurata di fase al quadrato, cioè ora dobbiamo prendere questo 158, quindi Q cortocircuito di fase è uguale a P cortocircuito di fase per la tangente della cosino, la tangente uguale 385 pare. E quindi anche qui 385 diviso questo 5,2 al quadrato 14. Ora ricostruiamo il circuito equivalente. Allora, quello semplificato è facile perché naturalmente avremo un tappio e questo più la R equivalente e la X equivalente, e ci teniamo questo per il cortocircuito, non è che qui ci serve la resistenza R, uno meno S,
piso S, qui è il primo quadrante, qui ci sta l'equivalente, qui ci sta X equivalente, qui ci sta F1, rispettivamente 1300, 183, 5,8, 14. Sui lati così non si può andare, anche se il nostro circuito, posso leggerla, se non mi ricordo, penso di no. Avete sicuramente preso un sacco di appunti, quindi non c'è problema, vero? Allora, l'unica cosa che a volte si fa, ma che comunque sulla quale comunque si commettono grossi errori, è risalire al circuito equivalente finale, cioè quello iniziale, cioè quello formato da R e dalla X, dal scappio centrale per intenderci, risalendo a R con S, X con S, R primo con R, X primo con R, dividendo per 2 da R equivalente, cioè supponendo che R con S sia uguale a un mezzo R equivalente e che X con S sia uguale a un mezzo X equivalente. Naturalmente R primo con R e X primo con R saranno anch'esse un mezzo, saranno uguali in due. Però è ovvio, fare questo termine qui uguale a questo non sempre proprio c'è il massimo del quindi, però insomma a volte si fa, o possiamo anche fare più, non è un problema più grosso, importante sapere che si va incontro comunque a un errore abbastanza. Quindi questa è la prova a vuoto in cortocircuito che ci permette di determinare i parametri del circuito equivalente semplificato. Ora proviamo ora a fare invece il rilievo della caratteristica elettromeccanica. Caratteristica elettromeccanica che espressa in funzione della velocità omega e non in funzione dello scorrimento come siamo abituati a fare noi, coppia C in funzione di omega è una funzione di questo tipo qui. Naturalmente ci andiamo da 0 fino a omega di sincronismo, omega a omega. La nostra abbiamo sempre indicato semplicemente con omega, la omega di sincronismo. Come possiamo fare? Allora, se noi applichiamo una coppia costante, quindi una coppia resistente C con R, noi sappiamo che dal principio da Lambert possiamo scrivere che il momento di inerzia che è omega su dt deve essere uguale alla coppia motrice meno la coppia resistente. Naturalmente questo è quando poi il sistema raggiungerà un equilibrio dinamico, ossia la velocità è costante, se la velocità è costante questo termine qui sarà anche uguale a 0, per cui avremo Cm uguale a C con E. Cioè quel punto di equilibrio che si raggiunge a regime, cioè quando la velocità si è stabilizzata e quando non c'è più accelerazione angolare, è dato dall'intersezione della coppia resistente e della coppia frana. Quindi, se io ho la possibilità di misurare la coppia di volta in volta e soprattutto se ho la possibilità di modificare la posizione della coppia resistente, per esempio andando da 0 fino a un valore massimo, di volta in volta posso individuare tanti punti che sono le intersezioni rispettive tra le varie coppie resistenti che io riesco ad applicare e la coppia motrice del motore, quindi ciascuno di questi punti avrà delle coordinate che sono, che ne so, omega con 1, punto e virgola, c con 1, omega con 2, punto e virgola, c con 2, cioè le coordinate di ciascuno dei punti di funzionamento rappresentate dalle rispettive velocità angolari e dalle coppie. E naturalmente o prendo cm, sempre un po'. Quindi, qui si pone un sacco di problemi tecnologici. Primo, ho bisogno di un freno, di un dispositivo che è in grado di applicare una coppia variabile a piacere mio, con un comando esterno. A questo punto, anzi, fatemi togliere la coppia che ho lavorato prima per fare la prova di cortocircuito. Così. Il secondo problema è un problema di misura. Cioè, mentre prima, per esempio,
trovato come fare per misurare le correnti e le tensioni, poi dobbiamo trovare il modo per misurare la velocità e le coppie. Per misurare la coppia noi utilizziamo un dispositivo che si chiama carcassa oscillante, cioè vedete questo motore, cioè voi quello che osservate qui è uno statore. Lo statore perché l'avete chiamato così? Perché di solito è l'elemento che sta fermo in una macchina elettrica. Ma volendo e potendolo fare, teoricamente potreste tenere fermo il rotore e far girare intorno lo statore. Lo statore perché normalmente invece sta fermo? Perché è vincolato su un basamento e quindi qui potete vedere come tramite un sistema meccanico che è un po' arrangiato, però insomma esiste, il basamento dello statore è vincolato con dei bulloni robusti al basamento di questo piano, che poi a sua volta è attaccato al pavimento. Quindi lo statore ovviamente è fermo, è vincolato. Però se io volessi misurare la coppia generata da questo motore, dovrei eliminare questo vincolo e sostituirlo con un vincolo in grado di permettermi la misura dello sforzo. Come posso fare? Dovrei togliere tutti i bulloni, magari possiamo immaginare di tenerlo fermo con le mani, supponiamo che il motore me lo consentisse, perché non fosse pericoloso, io potrei tenere fermo con le mani lo statore e sentire, almeno apprezzare, diciamo così, non misurare, apprezzare la coppia che il motore sta dando a un altro oggetto che sta a valle. Ora, una cosa è sentire e apprezzare, e un'altra cosa è misurare. Come posso sostituire le mie braccia con un dispositivo che invece è in grado di fare questa misura? Comunque i vincoli li devo togliere. E dovrei, per esempio, potrei immaginare di rendere questo statore libero di muoversi lungo l'asse, quindi lasciare tutti i vincoli tranne uno, cioè quello che non permette la rotazione dello statore, quindi lasciar libero lo statore di ruotare intorno all'asse, e poi bloccarlo con una barra sul basamento, con una sola barra. Se su questa barra io mettessi un sensore di forza, potrei risalire alla coppia generata dallo statore facendo forza moltiplicato il braccio, cioè la distanza di questa barra dall'asse del rotore, e quindi risalire misurando la forza anche alla coppia generata dal motore. Però devo rendere labile il rotore e rimettere il vincolo sulla rotazione del rotore tramite un dispositivo che ne misura la forza, altrimenti non lo posso fare. Ora, quando voi fate, c'è una catena cinematica, c'è un oggetto che produce una coppia, c'è un altro oggetto che la utilizza, la coppia, e quest'altro oggetto, tutti gli oggetti sono normalmente vincolati, non so come disegnare, sono vincolati a terra, facciamo così, questo è vincolato a terra, schematicamente permettetemi questa immagine, no? Cioè il motore vincolato a terra, l'utilizzatore pure esso vincolato a terra. Che cosa ho fatto qui? Guardate che questa catena di coppie e di forze non è altro che, a me mi ricorda tanto, il secondo principio di Kirchhoff, perché la coppia generata dal motore con la coppia applicata all'utilizzatore che si scarica a terra, e il terreno a sua volta ritorna la coppia al motore, insomma la somma di tutte le coppie misurate lungo questa catena cinematica risulta essere uguale a zero. Quindi è un po' come andare a misurare la differenza di potenziale su quest'asse qui, la differenza di potenziale su questa connessione qui, la differenza di potenziale su questa connessione qui più la differenza di potenziale su questa connessione qui, risulta essere che la somma di tutte queste coppie oppure di tutti questi sforzi alla fine è uguale a zero. Allora che devo fare? Basta che interrompo una di queste connessioni, per esempio questa, e qui in mezzo ci interpongo una misura, ci interpongo un voltmetro, supponendo che fosse una linea con tante cadute di tensione, oppure ci interrompo, nel caso di una catena cinematica, un misuratore di forza e un misuratore di coppia. Allora, quello che vi ho detto prima io, anziché eliminare il vincolo sullo statore, è stato eliminato il vincolo sul freno. Questo freno qui in realtà è libero di ruotare.
se ti avvicini un poco poco con la telecamera, spegnendo poi... Osservate qui, questo punto qui. Se vedete, questo punto è libero di muoversi, va un po' su e un po' giù. Tu riesci a vederlo? Sì, sì. Okay. Un po' sì. Quindi vuol dire che questa carcassa qui, si chiama carcassa oscillante proprio per questo motivo, sarebbe libera di girare se non esistesse questo vincolo qui. E proprio su questo vincolo c'è questo cilindro all'interno del quale c'è un misuratore di forza, c'è un dinamometro elettrico, questo dinamometro elettrico che tira fuori un segnale che è proporzionale alla forza che questo supporto, che questa sporgenza esercita su questo cilindro. E quindi misurando esattamente la distanza che c'è tra l'asse di questo cilindro e l'asse di questo freno, risalgo alla coppia che il motore sta esercitando sul freno. È inutile che vi dico che avrei potuto fare, cioè si sarebbe potuto fare la stessa cosa tagliando in due il basamento, anziché mettere questo vincolo qui, tenere questa carcassa qui completamente vincolata, bullonata, tagliando il basamento e misurando gli sforzi lungo il taglio del basamento e risalire ugualmente alla coppia che il motore esercita sul freno. Cioè ovunque si tagli questa catena cinematica si poteva teoricamente interporre dei sensori in grado che mi avrebbero permesso di risalire alla coppia. Diciamo che il metodo, la cosa più semplice è farlo qui, diciamo, quindi qui è stato fatto questa operazione. Quindi questo oggetto qui è vincolato soltanto attraverso questo cilindro. Con questo risolviamo il problema della misura della forza e della coppia. Come facciamo a risolvere il problema della misura della velocità? Questo è un po' più semplice perché all'interno di questo oggetto, qui dentro questa scatola, c'è un dispositivo che serve proprio a misurare un encoder. Li studieremo fra poco gli encoder e vedremo come funzionano. Mi permette di risalire direttamente alla velocità dell'asse del motore. Quindi misura della coppia, misura della velocità. Terzo problema, fissare il valore di coppia. Per fissare il valore di coppia, questo è un freno ad isteresi, cioè un freno con un meccanismo elettromagnetico particolare che è in grado di modificare il valore di coppia resistente in base al valore di corrente che viene utilizzato per alimentare questo freno. Quindi alimentando la corrente, modificando il valore di corrente, io modifico la coppia frenante. E visto che ora il motore non è alimentato, io inviterei qualcuno di voi a girare questo motore con le mani. Per esempio tu. E fargli apprezzare la coppia frenante che viene esercitata nel momento in cui qualcun altro, per esempio tu, gira questa manopola, prima tu cominci a girare quel manopolone bianco, così, sì, verso di là, tu cominci a girare, vai, gira veloce, vedi che si accende la luce, vai, gira, sì. Vai, gira, dai, forza, gira, e dai, gira più veloce, vai, gira più, di più, che c'è? Non ce la faccio, se sta andando. Ma non forza, dai, tu pure. Mi sei stancato, c'è due. Ma io ho finito, pure tu hai finito. Ha finito uno, ha finito. Vabbè. Comunque, ora, mentre io tolgo, tu continua a girare perché così si smagnetizza piano piano. Ok. È ritornato libero come era prima. Quindi avete apprezzato, avete visto, insomma, proprio toccando con mano, come è possibile modificare la coppia frenante su quell'asse. Oh, mentre che lui sforzava, infatti si vede pure, sforzava quest'asse, contemporaneamente lui stava girando in questo senso, quindi in senso antiorario, contemporaneamente questa sporgenza sta premendo sul cilindro qui, proporzionalmente allo suo sforzo, e quindi mi permetteva di misurare la forza. Quella misura compariva anche qui. Non so se ci avete fatto caso, ora lo rifaccio io in modo tale che potete osservare, vedete che mano a mano che ora sto fermo diventa 0, ora giro diventa meno 130, naturalmente senza antiorario negativo, meno 130, mano a mano che, anzi ora lo blocco e faccio uno sforzo notevole,
posso arrivare fino a 5 quasi, che se andiamo in questa misura coppia, che misura, che unità di misura sarà questa? Che saranno questi 5? Questo 5 che vedo qua, che sarà? Qualcuno si può anche pronunciare. La coppia si misura in solo newton. Newton per metro, ok, newton per metro. Naturalmente qui che cosa vedete invece? La velocità. In che cosa sarà espressa quella velocità? Aspettate, non ho sbagliato a girare la mano. È espressa in giri al minuto. Ok? Il prodotto dei due mi dà la potenza. Però naturalmente questi giri al minuto li devo trasformare prima in radianti al secondo, quindi dividerli per 60 e moltiplicare per 2π greco. Dopo aver fatto questa operazione faccio questo, per questo diviso 60 per 2π greco esce fuori una potenza espressa in watt, che potete leggere qui. Naturalmente la potenza espressa in watt, siccome sto girando piano, non esce quasi niente, perché sto girando troppo piano. E 10, sono riuscito a fare 10 watt proprio appena appena. Benissimo. Ora, quindi ha un oggetto che mi permette di modificare questa caratteristica orizzontale e spostarla da 0 fino a quello che è abbastanza alto. Ogni volta che il sistema va a regime mi misuro uno di questi punti. E così per punti mi traccio questo tratto della caratteristica elettromeccanica. Non posso tracciarlo tutto, perché? Perché se arrivo fino a qua, ammesso che ci possa arrivare, ovviamente trovo anche dei punti che sono, come sono questi punti? Instabili, quindi io qua il regime non lo raggiungerò mai. Dovrei avere un freno che fa così. Se avessi un freno che fa così, e si potrebbe fare, anche con questo, però non lo facciamo, si potrebbe fare, potrei anche tracciare questi punti qui. Quindi ottenere ugualmente una situazione stabile. D'accordo? Quindi ora facciamo questa operazione. Il mio calcolatore, dove è installato un programma, che è in grado di controllare tramite un'interfaccia che si chiama GPB, il controllare queste apparecchiature, cioè controllare il freno, quindi imporre una determinata coppia, aspettare che va a regime e leggere quest'altro, questi altri numeri qui. Se rilegge, se riconserva, e alla fine mi fa il diagramma, ok? Visto che lo fa lui e non lo devo fare io a mano, per ogni valore di velocità a regime raggiunto gli faccio leggere una cinquantina di numeri e gli faccio fare la media, tanto lo fa lui, a me che mi importa, ok? Ora, per poter fare questa operazione è necessario mettere delle impostazioni in queste caselle, in particolare l'indirizzo GPB di questo apparecchio, che è 9, quindi l'indirizzo dell'alimentatore, 9, poi l'indirizzo del lettore, che è 5, lo potete forse mettere pure B, 5, poi devo scrivere il numero di punti che voglio fare, facciamo una ventina, visto che ci troviamo. Facciamo 20 punti, poi il ritardo tra un punto e l'altro, facciamo 10 secondi, qua sono 1000 secondi, quindi 10, 1, 2 e 3. Poi mi chiede la coppia massima che io voglio raggiungere, e allora qua devo fare prima una verifica sperimentale a mano. Allora mi metto per esempio con una tensione massima, almeno il 70% della tensione massima, la tensione nominale. E faccio una verifica a mano, vedo un pochino se posso arrivare con una certa coppia. La coppia aumenta, la velocità aumenta, cioè aumenta, la potenza ben oltre il valore di potenza che potevo fare io, no? Credo che posso arrivare fino a 6, no? D'accordo? Visto che ci troviamo, ora siamo a vuoto un'altra volta. Quanto leggete come velocità a vuoto? Quanto?
Cioè, facendo un'approssimazione, ne rende 3000, quindi corrisponde alla velocità del campo rotante. Quindi 3000, oppure il rotore e il campo rotante vanno alla stessa velocità sostanzialmente. C'è una minima, pochi millesimi di differenza. Pochi millesimi. Con una potenza che naturalmente è piccola, questa è una potenza dovuta all'attrito del freno. Cioè il freno ha dei cuscinetti, un po' di ventilazione ce l'ha, e quindi ci vuole un po' di questa potenza. Come? Quando abbiamo aumentato la batteria sembrava rimasta invariata la luce. Certo, e perché la caratteristica del freno, l'ho disegnata prima, questo. Quindi all'aumentare della coppia la velocità cambia poco. Ci troviamo in questa zona qui. È una caratteristica abbastanza pendente, abbastanza ripida, quindi non. Inoltre non siamo neanche alla tensione massima. Se metto la tensione massima, lì praticamente arrivo a 3000. Vi ricordo che il valore della coppia è legato alla tensione col quadrato. Quindi se sto al 70% di coppia, vuol dire che devo stare al 70% del 70%, che è un numero, non so quanto viene, più o meno, però il valore della coppia esce così. Quindi aumentando la tensione vi fa diventare ancora più rigida la pendenza. E quindi lì praticamente leggete 2998, a volte potrebbe anche uscire 3000. Quindi proprio irrisoria. E ora mettiamola un poco più bassa, al 70%. Vedete che sostanzialmente la velocità rimane sempre la stessa, no? Siamo rimane sempre la stessa, questo perché? Perché riducendo la coppia a vuoto sto sempre lì, non è che mi sto spostando a destra e a sinistra. Comunque ho capito che il valore di coppia massima è 6, quindi qui scrivo 6. Il numero di cicli sono quelli detti. Sembra di non dimenticare niente. Vediamo un pochino su cosa succede. Ora, sentite che arrivato a un certo punto ci sono delle vibrazioni. Queste vibrazioni sono dovute al ripple di coppia della macchina asincrona. Non è uno potesse andare a misurare la coppia nel tempo, vedrebbe che questa coppia non è una costante, ma cioè è un po' variabile. Siccome il giunto tra il motore e il freno ha un certo gioco, questo giunto sbatte, quindi non è saldato, i due alberi non sono saldati tra di loro, ma c'è un gioco, e quindi sentite del rumore che si esprime proprio quando ci sono dei fenomeni di risonanza della catena cinematica. Comunque potete vedere che mano a mano stiamo facendo, certo siamo già al quinto ciclo, al quinto step, ogni volta che viene scritto un valore nuovo di coppia potete leggere GPB transfer, viene trasferito il valore. La coppia massima non è raggiungibile perché di solito sta fino. La coppia nominale si trova qui più o meno. Dai dati di targa, come la possiamo ricavare? Dalla potenza nominale. Giusto? E la potenza nominale che cos'è? È la coppia nominale e la omega nominale. La omega nominale ce l'abbiamo? Che dalla velocità nominale 2920. Quindi
vedere che non superi valori che il freno non possa sopportare. Qui potete vedere come per punti è stata tracciata la prima caratteristica. Vedete una caratteristica abbastanza un po' spezzata, no? Ci sono degli errori di misura, ma probabilmente questi errori sono dovuti alle risonanze, a quei rumori e a quelle vibrazioni che sentivate. Ora vediamo un attimo un'altra cosa che vedete, che tendenzialmente questo buio arriva a 3000. Arriva praticamente a 3000, che è la velocità di sintonia, e sostanzialmente è fine, perché define la caratteristica di quella zona lì, l'abbiamo anche dimostrato, ho visto come al limite per essere tende a zero, subito è una retta. Ora per esempio pensiamo al 70% della potenza, della tensione, possiamo vedere che cosa succede invece portando al 100% la tensione. Allora, cosa si aspetta? Si aspetta che la coppia sia molto più grande, però più di 6 non possiamo arrivare. Quindi, in questo che vuol dire? Arriveremo a 6, ma la pendenza sarà molto più rigida. E allora vuol dire che invece di arrivare a 2945, vuol dire che in quei 6 Newton per metro li otterremo ad una velocità molto più alta. Mi sono spiegato? Sicuro? Quindi mettiamo la tensione, e rivediamo. Ok, intanto puoi anche fermare. Allora, con questo strumento ovviamente io sono disposto a misurare la potenza elettrica che entra. Con quest'altro strumento misuro la potenza meccanica che esce e quindi conosco automaticamente il rendimento facendo il rapporto tra la P con 1 che è 850, per esempio in questo istante 860 watt e 630 watt. Il rendimento è abbastanza basso perché ovviamente sto a velocità elevata, non sto in condizioni nominali. Chiaro. Il diagramma circolare preso come riferimento di fase la tensione B si traccia come? Facendo prima la I con 0 e noi la I con 0 ce l'abbiamo, no? Perché abbiamo il modulo e phi 0 e l'angolo phi, vero? E ciò che ho cercato di farmi dire quando arriva 0,14. Dopodiché abbiamo il punto in cortocircuito, la I. In realtà non ce l'abbiamo proprio, abbiamo la tensione di cortocircuito e abbiamo la tensione, la corrente di 9 ampere. Allora la domanda è, se con una tensione uguale alla tensione di cortocircuito io ottengo la corrente di, la corrente di 9 ampere, sì, quanto varrà la corrente con la tensione nominale? Calcolare la corrente di cortocircuito con
Allora, mo magari se ci sarà anche pure riscaldato il motore, ci sarà qualche. Allora, chi è che mi guarda la corrente di farla arrivare più o meno? 6, 7, 9, deve arrivare a 8, 3. Un po' di più. Di più. Siamo a 7. Ok. Quindi 8 a 6 con una tensione di 44. Quindi 8 a 6 con una tensione di 44. Probabilmente era 9 con una tensione di 45 o qualcosa del genere. Ok, fai questo calcolo e calcoliamo la corrente di cortocircuito. No, è rimasto attaccato. Come? È rimasto attaccato. È rimasto attaccato. Ok, quando esce? 45. 45 ampere. Quindi da qui a qui 45 ampere. Mentre quest'altro trattino qui era la corrente a vuoto, me la segno, lo faccio di nuovo. Era 3,7. Ok? Quindi dopo aver fatto questo operazione T molto storto, si uniscono i punti A e B. Così si trova il punto intermedio, si fa l'asse, si trova il centro del diagramma circolare. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di φ con 0, cioè l'angolo formato dalla tensione B e dalla corrente con 0. Poi abbiamo bisogno di φ di cortocircuito, cioè l'angolo formato dalla corrente di cortocircuito con la tensione B, la lunghezza del vettore I con 0, cioè 3,7 ampere, e l'ampiezza del vettore I di cortocircuito che è, abbiamo detto, non ricordo più, quant'è? 45. È evidente che questi 45 ampere non li raggiungeremo mai, perché la macchina nominale, la corrente nominale della macchina è 8 ampere, 8 e 3, quindi quando è che arriveremo a 45? Quelli, i punti che invece percorriamo sono questi, quindi dalla prova a vuoto e dalla prova di cortocircuito si ricava subito il diagramma circolare, quindi è proprio immediato, perché noi abbiamo questo punto qui, che è il punto a potenza P con 0, punto a vuoto, e questo punto qui che è il punto di cortocircuito. Okay? Poi che cosa si può fare? Vi ricordo rapidamente quello che già abbiamo studiato, si può tracciare una verticale fino a questo punto qui, si individua un punto, un segmento CD che è proporzionale in qualche scala, una scala opportuna, proporzionale alle perdite Joule di statore, così, quindi vuol dire che la rimanente parte BD sono le perdite Joule di statore. E quindi, siccome abbiamo dimostrato che unendo i punti BD, qualunque segmento, ne prendo uno soltanto che vale per tutti, per esempio questo, qualunque segmento verticale, da qui a qui, ci metto delle lettere, ABC, B, E, F, G, H, I. Il segmento IE rappresenta tutta la potenza elettrica dentro. Il segmento FE rappresenta la perdita a vuoto, cioè quelle dissipate dalla resistenza con A. Il segmento GF rappresenta la perdita di Joule di statore per quel valore di scorrimento.
il segmento GH rappresenta il livello di giro di dottore, ma soprattutto il segmento GI rappresenta la potenza sincrona, cioè la potenza trasferita dall'ossatore al rotore alla velocità di sincronismo. Quindi la potenza sincrona di S è uguale alla coppia C per omega. E quindi, siccome omega è una costante, vuol dire che il segmento GI è anche proporzionale alla coppia generata dalla coppia. Che non è la coppia utile, cioè non è la coppia utile, è la coppia generata. Per avere la coppia utile bisognerebbe togliere anche la coppia di attrito dovuta sia alle perdite nel spettro, sia alle perdite di ventilazione e dei cuscinetti. Domande? Allora, quello che osservate qui è un diagramma vettoriale che rappresenta le tre tensioni U1, U2 e U3, che naturalmente sono tre segmenti sfasati di 120 gradi tra di loro, e le tre correnti I1, I2 e I3. Ora, nella macchina a vuoto, voi mi insegnate che la corrente I0 rispetto a V è sfasata come? Quasi di 90 gradi rispetto alla tensione V, tant'è vero che lì avevamo un cosen phi 0 di 0,14, molto piccolo. Quindi vuol dire che se fate l'arco coseno vi trovate l'angolo, ma è sicuramente un angolo che è prossimo 80-85 gradi, non lo so preciso quanto sarà, è un angolo diciamo molto sfasato, molto sbattato. E infatti la corrente I1 rispetto a I1, la corrente I1 rispetto a U1, com'è? È praticamente a 90 gradi. Mano a mano che do coppia al motore, che cosa succede? Seguimi di qua. Mano a mano che do, quindi ora sto osservando questa corrente qui, ora sporcherò il disegno, non fa niente. E come vedete è molto sfasata rispetto alla tensione. Mano a mano che darò coppia al motore, questa corrente piano piano diventa più ampia, sempre più ampia, fino ad arrivare più o meno a questa zona. Si rimetterà un po' in fase con la tensione V, più o meno fino a 45 gradi o qualcosa del genere, ma soprattutto crescerà in ampiezza. Ora voi su questo diagramma vettoriale potrete apprezzare l'incremento della corrente I1, ma soprattutto la variazione di fase rispetto a U1. Quindi gli altri vettori non li guardate, osservate soltanto U1 e I1, d'accordo? Ora come sono? Sono quasi a 90 gradi, d'accordo? Rispetto a quel diagramma che ho disegnato lì, questo è girato di 90 gradi in verso orario, per capirci. L'unico problema che questa visualizzazione vi darà è il fatto che mano a mano che io aumenterò la coppia, la corrente cambia di ampiezza, ma cambierà anche di scala automaticamente la misurazione. Quindi ogni tanto la corrente mentre cresce la vedrete sembra che si accorci, ma non è un accorciamento reale, è un accorciamento di misura e di scala del misuratore. Quindi ora proviamo ad aumentare la coppia piano piano. Allora, come cambia la fase tra I1 e U1? Si stanno mettendo in fase, cioè non è che stanno mettendo proprio in fase, si sta riducendo, sta migliorando il fattore di potenza. Mano a mano che salgo con la, vedete che arrivo quasi, mo sono quasi a 60 gradi, la corrente aumenta, fra poco vedrete il cambiamento di scala.
ho aumentato moltissimo la potenza, la corrente ha cambiato scala, vedete che ora si è ridotto, non è che si è ridotta veramente, qua siamo a 6 ampere, però è soltanto cambiata la scala, ora ritorna, la rimetto come era prima. Se noi avessimo avuto la possibilità di tracciare il puntino, il vertice di quella corrente, probabilmente l'avremmo visto passare su una serie circonferenza. Ok.